Eucaristia d'amore. Ti adoriamo, Gesù. Tu sei lo sposo divino, tu sei la causa della nostra letizia. Quando tutto ci va male, quando la salute ci manca, quando le cose vanno a rovescio, quando i figli se ne vanno lontano, quando ci sentiamo soli, ci rimani tu. Tu sei la nostra gioia, che riempi i nostri vuoti, colmi la nostra solitudine, sei sempre presente. O Gesù, presenza divina, che allieti gli uomini, questa sera allieta anche noi. Dacci di gioire un momento con te. Tu sei lo sposo, noi siamo gli amici dello sposo, siamo anzi la sposa tua. Dacci la gioia, Signore, quella gioia che ci manca, ed è per questo che ti chiediamo di darci il vino nuovo, il vino di Cana. Dacci il suo Santo Spirito che ci apre gli occhi e ci faccia vedere che tu sei il Signore. Gloria e gloria a te, Signore. Gesù, io credo in te. Non credo soltanto con la mente, ma credo col cuore e mi abbandono a te, ho fiducia in te, mi affido a te, mi abbandono a te. Io so a chi ho creduto, dicevi il tuo apostolo Paolo, e anche noi diciamo: io so a chi ho creduto, a chi mi sono affidato. Tu sei il nostro Dio, tu sei il nostro tutto, tu sei la nostra sicurezza. Gloria e gloria a te, Signore. Gloria manaye, yare namayola, yani marandira, yare nayana rayolo. Yali ni mangere ni ana nasherano to, tamira na yana lai.
Narayama Yashana Gimantara Dashira Kataya Yanigare Ninayaro Iminayuro Nemanda Shedaka Emere Ne Militita Yanako Yamarano Yanarako Yanirayo la preghiera di Calogero dicendo: lo salverò perché me si è affidato, lo salverò perché ha conosciuto il mio nome, gli mostrerò il mio volto, mi invocherà e gli darò risposta, presso di lui sarò nella sventura, lo salverò e lo renderò glorioso, lo sazierò di lunghi giorni e gli mostrerò la mia salvezza. Grazie Signore, perché tu ci colmi di gioia, perché tu ci salvi, perché tu ci ascolti, noi ti invocheremo e tu ci darai risposta. Noi ti invocheremo e tu ci verrai vicino, tu ci mostrerai la tua salvezza, perché noi ci siamo affidati a te. Ecco Signore, lo salverò perché a me si è affidato. Noi ci affidiamo a te, o Signore. E adesso rendici puri, o Signore, come ha detto la sorella. Rendici santi interiormente, o Signore, perché siamo tuoi. E fa che le cose del mondo non ci imbrattino nella mente, nel cuore, nei sensi, perché siamo cosa sacra, cosa consacrata a te. Lode e gloria a te, Signore. Prego, Signore, il tuo spirito su di noi, perché venga a realizzare questa parola dentro i nostri cuori. Noi ti invochiamo, Spirito Santo, Signore, che dai la vita. Vieni perché questa sera, uniti in un cuor solo, possiamo tutti insieme accogliere la parola di Dio, tanto che questa è l'unica che può salvarci. Noi ti invochiamo, Signore, trasforma i nostri cuori. E noi ti invochiamo, Signore, perché solo da te viene la salvezza. Noi ti invochiamo, Signore, questa sera, guardando te, che sei qui vivo e vero in mezzo a noi. Vieni, o soffio di vita, scendi su di noi, passa in mezzo a noi, fermati in ognuno di noi, perché di te abbiamo di bisogno. Noi ti invochiamo, Signore, noi ti invochiamo perché non sappiamo fare nulla di buono noi senza il tuo aiuto. Noi ti invochiamo, scendi su di noi, Signore. Vieni su di noi, trasformaci, o Spirito di vita. Vieni su di noi.
passa in mezzo a noi. Vieni a liberarci dal maligno e da tutte le sue insidie. Vieni, Signore, passa in mezzo a noi. Vieni, Signore, vieni a liberarci. Vieni, Signore, perché non sappiamo fare niente di buono senza di Te. Vieni, Signore. Vieni, Signore Gesù. Solo Tu puoi aiutarci. Solo Tu puoi soccorrerci. Solo Tu, Signore. Vieni, Signore. Vieni in mezzo a noi, Signore. Dai che Ti riconosciamo. Perciò veglierò sulla mia condotta, per non peccare con la mia lingua. Porrò un freno alla mia bocca, mentre l'empio mi sta dinanzi. Sono rimasto quieto in silenzio, tacevo privo di forza, la fortuna ha esasperato il mio dolore. Ardevi il cuore nel mio petto, a ripensarci è divampato il fuoco. Allora ho parlato, rivelami, Signore, la mia fine, quale sia la misura dei miei giorni e saprò quanto è breve la mia vita. Vedi, in pochi palmi hai misurato i miei giorni e la mia esistenza davanti a Te è un nulla. Sono un soffio e ogni uomo che vive, come ombre l'uomo che passa, solo un soffio che Tu agita. Accumula ricchezze e non sa chi le raccoglie. Liberami allora, Signore, da tutte le mie colpe, non rendermi scherno dello stolto. Allontana da me i tuoi colpi. Ogni uomo non è che un soffio. Ascolta la mia preghiera, Signore, porgi l'orecchio al mio grido. Non essere sorde alle mie lacrime, poiché io sono un povero forestiero, uno straniero, come tutti i miei padri. Distogli il tuo sguardo che io respiri, prima che me ne vada e più non sia. Ho sperato, Signore, ho sperato in Te, ed io non resterò confuso. Grazie, Signore. Voi mi invocarete, ed io vi esaudirò, dice il Signore. Mi cercherete e mi troverete, perché mi cercherete con tutto il cuore. Mi lascerò trovare da voi, dice il Signore, e cambierò in meglio la vostra sorte. Vi radunerò da tutte le nazioni e di tutti i luoghi in cui vi ho disperso. Sì, Signore, Tu prometti di ascoltarci. Tu prometti di cambiare la nostra sorte. Tu prometti che Ti lascerai trovare nel giorno dell'angustia. Ci radunerai e noi saremo al sicuro con Te. Signore, noi viviamo di questa speranza, anzi viviamo di questa fede in Te, perché la Tua parola è sicura. Lode e gloria a Te, Signore. Ecco, con questo canto in cui chiediamo la custodia del Signore, chiudiamo questo primo momento di preghiera e lasciamo che ognuno di voi personalmente si rapporti a Gesù, lo ringrazi e lo benedica per quanto ha fatto. Oh Signore, ecco, Ti abbiamo pregato per tutti questi fratelli e sorelle che si raccomandano alle nostre preghiere, e adesso Ti rivolgiamo la preghiera per noi, qui presenti, per le nostre famiglie. C'è l'influenza che è imperversa e tocca tanti di questo gruppo. Signore, tieni lontano l'influenza e fa che quelli che sono stati colpiti da influenza presto siano guariti dalla loro infermità. Poi Ti preghiamo, Signore, per tutti gli ammalati più gravi, per quelli che hanno dei tumori, ce ne sono tanti, Signore, che soffrono per questo male grosso. Ci sono tante altre persone che hanno
dei mali a diverse parti del corpo, per tutti questi malati nel corpo, Signore, questa sera noi ti supplichiamo. Tu sei il medico delle anime e dei corpi, e per questo ti supplichiamo, Signore, di guarirci. Guariscici, oh Signore. Per questo noi invochiamo il tuo sangue prezioso per la nostra guarigione, per la guarigione dei nostri corpi questa sera. Sì, dacci le guarigioni dello spirito, ma questa sera ci sono tanti sofferenti e tante persone che hanno dei sofferenti a casa. Invochiamo il tuo sangue prezioso per noi. O Gesù, oggi è la festa di Sant'Antonio Abate. Egli soffrì molto dal maligno. Quante insidie gli tese, quante paure cercò di inculcargli, quanti tormenti, quante fantasmagorie ottenebrarono le sue giornate e le sue nottate. Però lui resistette forte nella fede. Concedi, o Signore, questa sera, per intercessione di Sant'Antonio Abate, concedi che la furia del nemico non ci opprima. Il dottor apostolo Paolo diceva che la nostra battaglia non è contro la carne e il sangue, ma contro i principi di questo mondo che stanno nell'aria. E per questo ci esortava a prendere le armi della fede, le armi della luce. Il tuo apostolo Pietro ci diceva che egli come leone ruggente gira attorno a voi cercando di divorare, però resistete saldi nella fede. E ancora detto, pregate ed egli fuggirà da voi. Signore, noi preghiamo, tieni lontano il maligno da noi. Soprattutto il diavolo dell'inganno ci può ingannare, ci può sedurre. Il diavolo della discordia ci può dividere negli animi. Il diavolo della seduzione ci può condurre nelle vie del male. Signore, liberaci dalle seduzioni del maligno, dagli inganni del maligno, dagli assi delle insidie della discordia. Liberaci, oh Signore, te ne preghiamo. Shayani manayarone mayana kaeta mashinto raye Tani kaira matoya takima tampo teniste mursare Marayani kumisha layana maranta yodakana Oh Gesù, adesso ti porteremo qui in mezzo alla folla, ti seguiremo con lo sguardo e con il cuore. Benedicici questa sera e dacci la gioia anche nella tribolazione, dacci la gioia di vederti, di sentirti, dacci la gioia di sapere che il Maestro è qui in mezzo a noi, che il Salvatore è qui in mezzo a noi. Oh Gesù, ti preghiamo, guariscici dalla nostra infermità. Dici che ancora tu sei il nostro Dio. Sono il tuo Dio, colui che ti guarisce. Dio sia benedetto. Benedetto il suo santo nome. Santo nome. Benedetto Gesù Cristo, vero Dio, vero uomo. Benedetto il nome di Gesù. Benedetto il suo sacratissimo cuore. Benedetto il suo preziosissimo sangue. Benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare. Benedetto lo Spirito Santo Paraclito. Benedetta la Gran Madre di Dio, Maria Santissima. Benedetta la sua Santa Immacolata Concezione. Benedetta la sua gloriosa Assunzione. Benedetto il nome di Maria Vergine Madre. Benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo,
benedetto è chi è nei suoi angeli e nei suoi santi. Corri navi sua.